Ragazzi, buongiornissimo, come state? Anche questa settimana vi faccio la lettura gratuita per questa settimana, quindi dal 12 che è oggi fino al 19 gennaio. Ammazza, siamo quasi alla fine di gennaio. Se mi stai seguendo da YouTube, sappi che questo video l'ho registrato nel mio gruppo privato, nel mio gruppo gratuito, che si chiama Riscopri la bellezza con Geo. Ti metto il link qua sotto nei commenti. E se non sei iscritto al gruppo, quindi iscriviti, e se lo stai guardando da YouTube, iscriviti anche al mio canale. Buongiorno, vedo che c'è già qualcuno in diretta. Allora, ragazzi, iniziamo subito a vedere che cosa ci vogliono dire i maestri questa settimana. Iniziamo a mischiare l'oracolo. Sto usando sempre l'oracolo dei registri akashici, che è quello mio preferito. Allora, vediamo un po' che cosa ci vogliono dire per l'inizio di questa settimana. Quindi la prima carta che estrarrò vale per la prima parte della settimana, quindi vediamo su che cosa vogliono farci focalizzare. Buongiorno Fabiana e buongiorno Andreina. Wow! Che state facendo, ragazze? Io mi sono appena messa qui nella mia postazione di lettura. Tra poco farò una lettura per il 2020 a una mia cliente, quindi se volete prenotarvi anche voi per la vostra lettura per quest'anno, scrivetemi in privato oppure mi lasciate un ok qua sotto nei commenti e vi faccio sapere come funziona la lettura per il vostro 2020. Allora, iniziamo subito con la prima carta. Quindi prima carta si riferisce alla prima metà, alla prima parte di questa settimana. Vediamo questa qua. Registri akashici proprio uscita, cioè manco a farla apposta. Allora, non so se sapete, vedete la carta? Ok, non so se sapete bene che cosa sono i registri akashici. I registri akashici non sono una cosa new age, sono dei libri, si chiamano anche libro della vita e appartengono a tutte le religioni. Sono dei registri appunto che appartengono a tutte le religioni e semplicemente contengono tutte le prove che la nostra anima ha deciso di superare in questa vita. Non so se c'è presente quei momenti un po' bui, un po' che non ci stai capendo molto di quello che sta succedendo nella tua vita. Dici, ma perché proprio a me? Perché questa cosa? Bene, non ti devi disperare, perché qualsiasi momento che tu stai attraversando, sappi che prima di tutto lo puoi guardare sotto una luce diversa, e quindi quando tu guardi le cose che ti succedono, proprio ieri una mia cliente mi ha scritto che stava attraversando un momento non facile, e ho detto lo so, non è facile, buongiorno Enrica, però provala a guardare da un altro punto di vista, prova a guardare questa cosa che ti sta succedendo perché aveva subito un lutto, poi aveva dei problemi con il partner, con l'ex partner. Ho detto, prova a guardare tutto questo da un altro punto di vista, come se la tua anima da quell'evento ti volesse insegnare qualche cosa, vuole che tu capisca qualcosa, perché la nostra anima vuole evolvere in continuazione, cioè o ci fa evolvere attraverso il dolore e la sofferenza oppure attraverso le esperienze piacevoli e positive. Questo lo dico sempre. Quindi molto probabilmente quella cosa che tu stai attraversando in questo momento è una prova che la tua anima ha scritto nel tuo registro akashico. Quindi nella prima parte della settimana magari leggi i tuoi registri se sai come leggerli, oppure magari puoi farteli leggere da qualcuno. Anche io sono una lettrice certificata di registri akashici, quindi puoi prenotare una lettura con me per capire effettivamente quello che la tua anima vuole dirti, ok? Attraverso delle prove che a te sembrano difficili da superare, che lo sono in realtà, perché altrimenti stavamo in paradiso a spennarci, a toglierci le penne. Buongiorno Silvia. E invece evidentemente c'è qualche lezione nascosta che tu devi imparare, capito? Quindi se vuoi puoi prenotare una lettura con me oppure con qualsiasi altro lettore di registri akashici, oppure se anche tu sei certificata lettrice puoi leggere i tuoi. Primo messaggio per la prima parte della settimana. Vediamo invece che cosa ci dicono i maestri per la seconda parte della settimana. Quindi vediamo un po'. È lei, è lei, è lei. Ah,
legge di causa effetto. Allora, guardate questa carta. C'è questo scrittore che scrive al chiaro di luna, legge di causa effetto. Allora, evidentemente, attraverso i registri akashici noi veramente dobbiamo imparare, cioè dobbiamo focalizzarci sul messaggio che quella lezione vuole dare, che questa esperienza vuole darci. E quello che questa legge ci viene a dire, guarda, tu sei qua, cioè tutte le cose che tu stai provando, stai sperimentando in questa esistenza terrena, le hai scritte tu. Quindi non è che, cioè, non devi dare la responsabilità o la colpa a qualcun altro, perché tutto ciò che stai passando in questo momento della tua vita è un effetto di una cosa che tu, di un'azione precedente, capito? Niente è casuale. Proprio per la legge di causa e effetto, che è una delle leggi universali, ti sta dicendo: guarda, prenditi le responsabilità delle tue azioni. Questo è un focus sulla responsabilità, perché tante volte noi, sai, diamo la colpa, che ne so, non ci abbiamo il lavoro, e diamo la colpa all'Italia che non ci sta il lavoro. Oppure non ci abbiamo un partner e diamo la colpa agli uomini che non sono abbastanza, insomma, perché ci attiriamo. Non è così. Noi siamo i padroni e le responsabili o i responsabili della nostra vita, delle nostre scelte. Quindi quello che ci vuole dire questa carta è che nella metà della settimana dobbiamo prendere più coscienza che quello che ci sta succedendo, lo so, non è una cosa tanto facile da accettare, però prendere coscienza che quello che ci sta accadendo ce lo siamo creati noi, con delle nostre azioni precedenti che abbiamo fatto, che potevano essere più o meno consapevoli queste azioni, ok? Più o meno prese con coscienza. E quindi ti dice: guarda, sappi che sei tu, nel bene e nel male, la creatrice o il creatore della tua vita. Quindi poni l'attenzione su questo, ok? Grazie. Vediamo il messaggio, il messaggio per l'ultima parte della settimana. Quindi abbiamo visto registri akashici, quindi dare una sbirciatina anche al perché, a quale, magari anche semplicemente chiedendoci quali lezioni vuole anima, quale lezione vuoi farmi imparare. E adesso vediamo nell'ultima parte della settimana che cosa ci dicono i maestri. Ah, legge della polarità, perfetto, buongiorno Daniela. Allora, la legge della polarità, guardate questo vaso. Allora, secondo la legge della polarità, ecco, è tutto fila, quindi le registri akashici, quindi andare a vedere che tipo di messaggio voleva darci la nostra anima. Poi guarda che sei tu la responsabile, quindi quello che ti è successo è comunque l'hai prodotto tu, perché noi abbiamo il libero arbitrio, Dio ci lascia col libero arbitrio. E poi legge di polarità. Adesso però, ora, siccome tu, cioè, tu non, nel senso, tutto quello, tu non sei il tuo passato, tu non sei quello che tu hai fatto. Tu in questo momento, in questo preciso istante, se tu vivi nel presente, che è anche una caratteristica della femminilità, no? Cioè il vivere nel momento presente è la cosa più potente, quello che ci rende più creatrici, più consapevoli della nostra vita. In questo momento tu puoi sempre scegliere, hai però la scelta, quindi vuoi continuare a vivere quella sensazione, quella situazione di sofferenza, oppure vuoi scegliere, quindi questa polarità qua negativa, oppure vuoi, come si dice, no? Come ho scritto una volta in un post, far colare l'oro nelle tue ferite, come quei vasi. Infatti adesso questo mi richiama proprio quell'arte giapponese che prende nel vaso oro, non so se la conosci, adesso non mi ricordo il nome, però è un'arte che praticamente per ogni, diciamo, loro usano tanto la ceramica, no? Quando si rompe qualche cosa o si scheggia, praticamente loro ci fanno colare l'oro dentro. E infatti ho fatto un video, si chiama proprio Fai colare l'oro nelle tue ferite, quindi dai un senso a quello che ti è successo e adesso però decidi di, appunto, dare un senso e di focalizzarti su ciò che di positivo tu hai imparato.
e scegli da che adesso veramente nel momento presente tu puoi scegliere che significato dare a quelle esperienze e quindi come puoi continuare a vivere nella tua vita, nella rabbia, nel rancore, nell'odio, nel disprezzo, oppure semplicemente puoi interpretare questi eventi negativi, queste cose brutte che diciamo che ti sono successe come qualcosa che ti fa evolvere, che ti fa anche aprire il cuore, che ti rende più compassionevole verso l'altro e verso te stessa, che ti ha aiutato però quindi a espandere. Magari un tradimento ti ha insegnato che devi magari come dire, magari approfondire io dico sempre avere una relazione con un partner è un'arte. Bisogna imparare l'arte di approcciarsi, di relazionarsi, di comunicare con l'altra persona. Quindi magari puoi avere imparato questo da un tradimento, che c'è bisogno di non dare tutto per, non devi dare tutto per scontato, ma devi iniziare magari a imparare dei rituali di sorpresa, per esempio per la persona con cui a cui stai vicino, oppure non so, dare più amore a te stessa perché hai trascurato troppo te stessa per far piacere all'altro. Adesso mi sta arrivando tutto il fumo dell'incenso addosso, fantastico, sembra di stare in chiesa. Quindi questo ci dice la legge della polarità. E io penso che i maestri, guarda, oggi ci hanno dato per questa settimana un messaggio fantastico, dei messaggi fantastici. Innanzitutto ci hanno detto, quindi ricapitolando, guarda che cosa ti sta succedendo da un punto di vista. Non ti fermare alle apparenze, guarda ogni cosa che ti sta succedendo come una prova che la tua anima ha deciso di superare. Legge di causa e effetto, guarda che sei stata tu la responsabile, non puoi dare la colpa a nessuno e nemmeno non usare proprio la parola colpa, usa responsabilità. Quindi quello che hai vissuto e che stai vivendo è frutto comunque di un'azione che tu hai compiuto precedentemente, quindi niente è casuale. E terzo, adesso sei tu però diciamo, la padrona e la responsabile del senso che vuoi dare a tutto quello che ti è successo e puoi tu scegliere se continuare a vivere nella tristezza, nel rancore oppure nella gioia di queste nuove consapevolezze che ti sono arrivate e che contribuiscono a formare la tua persona e la tua anima. Io spero, anzi sono sicura che questa lettura ti sia piaciuta. Ripeto, se non sei iscritta al mio gruppo, perché questo video lo metterò anche su YouTube, fallo subito dal link che ti lascio nei commenti. E poi iscriviti anche al canale YouTube. E se ti è piaciuto questo video, lasciaci pure un like, adesso lasciamelo pure qua sotto. Se vuoi una lettura dei tuoi registri akashici, oppure in questo momento mi sto focalizzando sulla lettura per il 2020, quindi quali sono i messaggi diciamo della tua anima dal tuo registro akashico per quest'anno. Quindi se vuoi prenotarti una lettura, scrivimi pure qua sotto e ti auguro una buonissima domenica.